Roma, zona EUR, siamo nello studio medico del dottor Pascal Sciascia. Buonasera dottore. Buonasera. Ci troviamo qui con il dottore che oggi ci parlerà di un intervento di chirurgia estetica molto richiesto e che si dice sia un intervento che non tutti i chirurghi sono in cui non tutti i chirurghi sono specializzati. Si dice che sia l'intervento la prova del nove del chirurgo plastico, è vero? Sì, il naso e la rinoplastica. La rinoplastica ed è poi uno degli interventi che dura per sempre. È un intervento su cui devo dire che mi sono documentato non poco, perché diciamo che mi sono sempre interrogato se io debba o possa migliorare qualcosa nel mio aspetto, nel mio profilo, e quindi mi sono documentato molto su questo tipo di intervento. E lei poco fa mi stava illustrando un discorso dei poligoni. Sì, diciamo che adesso ci stiamo. Cioè, è una questione geometrica. È una questione geometrica. Diciamo che oggi, da diversi anni ormai, la chirurgia plastica e ricostruttiva ed estetica cerca sempre di essere, quando è possibile, specialmente nell'estetica, sempre mini-invasiva. Quindi si parlava del viso, nel posizionare diverse subunità estetiche nel viso stesso, a maggior ragione nel sottogruppo del naso, dividere il naso in tante forme poligonali. In questa maniera il chirurgo estetico, in base alla zona che deve andare a correggere, decide di correggere o la zona della punta, che si può dividere in diversi poligoni. Oggi c'è sta una distinzione che si sta vivendo in questi ultimi anni tra la rinoplastica tradizionale e la rinoplastica, la preservation rhinoplastic. Preservation rhinoplastic. La differenza di base qual è? È un discorso di conservare il più possibile i tessuti, cercare di non rompere, non tagliare, non rompere il meno possibile, rompere il meno possibile le ossa nasali, non tagliare le cartilagini della punta del naso. Il discorso invece sulla parte ossea, che è molto importante, è il discorso di evitare il più possibile le fratture del dorso del naso nei casi direzionali, nel senso che quando noi abbiamo un naso tra virgolette dantesco, in quei casi, quando c'è un gibo molto importante, in quei casi è difficile fare una preservation rhinoplastic. Nei casi in cui il gibo non è così importante, quello che noi possiamo fare è abbassare il dorso in toto. Il vantaggio importante qual è? È il discorso di non aprire il dorso del naso. Si lavora solamente sulla base del naso, quindi sulle cartilagini, sulle ossa nasali, sia nella parte dove appoggia veramente il naso, e in questa maniera, mentre facendo una frattura alle basi, il dorso rimane intatto e si abbassa solamente il naso. Ma per tornare al paragone con il rinofiller, si fa la puntura sulla punta, la puntura sul dorso, sul dorso, e si toglie un piccolo difetto e si alza la punta. Volendo ottenere lo stesso risultato, quindi piccole modifiche, però permanenti, si può ricorrere alla rinoplastica contenendo le spese, contenendo il dolore, contenendo i rischi? Sicuramente sì, ovviamente non si può fare un paragone tra un trattamento di medicina estetica, che si può fare praticamente in uno studio medico, in un ambulatorio, e un intervento chirurgico per il quale ci bisogna avvalere di una sala operatoria, bisogna valere di un anestesista che deve stare a fianco a noi, di un aiuto e un giorno di un day hospital di degenza. Quindi ci sono gente delle stesse vie che sono gente più importanti rispetto a quello di una rinofiller. Questo è fuori discussione. A livello dal punto di vista del dolore è sicuramente molto molto ridotto rispetto al passato, proprio perché non vengono fatte le fratture tradizionali che si facevano una volta. E poi perché la farmacologia ha fatto passare giganti. Oggi una preservation rhinoplastic, il paziente va a casa, fa un antibiotico e prende la dacrabina 3 volte al giorno, da 500 mg, c'è una copertura del dolore, basta, questa è la terapia. E si fa una volta sola. E si fa una volta sola. E nella fila può diventare una specie di droga. Perché poi sì, sicuramente. Quindi ci sono dei casi nei quali si può fare e casi dove non è assolutamente da consigliare. Quindi l'importante qual è? È affidarsi a persone che sanno gestire sia il discorso di un rinofiller sia un discorso di una rinoplastica. Noi ricordiamo sempre di recarsi solo esclusivamente da professionisti, accertarsi che siano reali professionisti e farsi consigliare, perché la cosa migliore
è sempre seguire il consiglio di un esperto una volta che si è sicuri di essere in buone mani. Certo, poi quello che è importante, come dico, con molti pazienti che vengono con quella foto, la foto dell'una, la foto dell'altra, sì, ogni viso è a sé, bisogna dare la naturalezza. Le persone non si devono accorgere che il naso è rifatto. Possiamo dire due costi? Per quanto riguarda una rinoplastica conservativa o tradizionale, diciamo che i prezzi sono abbastanza sovrapponibili, però diciamo che dipende dalla struttura dove viene fatta o meno, però il range di prezzo è tra i 4.000 euro e i 6.000 euro. Quindi una rinoplastica a 2.000 euro Non è da prendere in considerazione neanche. No, io direi, sicuramente sconsiglierei la paziente di andare dal, diciamo, collega che le ha proposto un prezzo del genere, perché a quel punto mi verrebbe di chiedere dove mi opera, cioè mi opera nello studio, ci sarà un anestesista, tante cose che sono importanti perché tutto vada bene. Grazie dottore. Grazie. Grazie a voi. A presto con un altro video di Info Estetica.